20:33, buonasera, buonasera, bentornati a TGTG, telegiornali a confronto. Questa sera è per me un grande piacere dare il benvenuto qui nei nostri studi a Padre Ciro Benedettini, vice direttore della sala stampa della Santa Sede. Buonasera a tutti. Buonasera padre, allora andiamo a vedere tutti insieme quali sono stati i titoli principali, i titoli di apertura dei nostri TG, anche se immagino che i nostri telespettatori possano già intuire che il Papa abbia avuto davvero tanti titoli. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave. Le pido por favor. I ask you please que me deseen cosas buenas. La storica visita di Papa Francesco negli Stati Uniti, oggi è andato al Parlamento americano, prima volta di un pontefice in quell'aula, gli onorevoli tutti in piedi per applaudirlo, ma lui non fa sconti, abolite la pena di morte, chiede, poi esce e va in visita ai senza tetto. Ora si trova lì, ci colleghiamo in diretta. Il Papa parla al Congresso americano, è tempo di abolire la pena di morte e fermare il commercio delle armi, nuovo appello all'accoglienza e alla riduzione delle diseguaglianze. Storico discorso di Papa Francesco davanti al Congresso americano. Ogni vita è sacra, abolire la pena di morte e il commercio delle armi, rispondere in modo umano alla crisi dei rifugiati, migranti, anche molti tra di noi. No alla pena di morte, no al commercio delle armi. Nel suo storico discorso, Papa Francesco scuote il Congresso degli Stati Uniti. Lo scandalo auto si allarga ancora. I vertici della casa tedesca fanno sapere che avvisarono i clienti americani. Sospetti anche su BMW che smentisce. Skoda e Seat, entrambe gruppo Volkswagen, ammettono le irregolarità. Non possiamo non notare che tutti i telegiornali italiani oggi hanno aperto sul discorso importante, memorabile davvero, di Papa Francesco al Congresso. Soltanto il TG della 7 ha preferito insomma, fare un focus sullo scandalo della Volkswagen. Per carità, è importantissimo, però insomma, oggi forse questo discorso ha davvero spiazzato tutti, Padre Ciro. Fuori dubbio, diciamo che il Papa è stato un vero matatore. È stato magistrale sotto tutti gli aspetti, nel senso che nei media americani si discuteva molto e c'erano molte perplessità, perché ci sono delle cose che il Papa non può non dire e si diceva che i repubblicani ovviamente questo non sarebbe piaciuto, anzi qualche rappresentante aveva già parlato che il Papa non parli di capitalismo, che non parli di rifugiati, l'avevano detto chiaramente. Il Papa ha detto tutto questo con un tono magistrale, è stato subito capace di conquistarsi il pubblico dicendo che era onorato di essere lì nella terra della libertà, degli uomini liberi e ha detto la casa del coraggio. Del coraggio dei coraggiosi. Sì. E poi subito si è rivolto ai consiglieri, ai rappresentanti, dicendo voi avete il compito di garantire la dignità dei popoli. A mio parere una descrizione bellissima di quello che è il compito dei legislatori e degli amministratori. Si
era parlato molto, così come lei sottolineava, di questo discorso, insomma, che i repubblicani probabilmente, insomma, non sarebbero stati tanto contenti di accogliere. Invece in realtà abbiamo visto come lo speaker del congresso addirittura piangeva. Sì, è vero che lui è un cattolico, è vero che è lui che ha lavorato più di tutti per far sì che il Papa potesse parlare al congresso, però è vero, il Papa è riuscito a conquistare tutti. E io penso che magari non tutti avranno cambiato idea, però tutti hanno ammirato e si sono fatti conquistare dalla autorevolezza di questo personaggio. Questo personaggio che ha una semplicità incredibile, ed è questa semplicità che fa sì che entri e conquisti i cuori, se possiamo usare un'immagine così un po' dolciastra, ma realmente però è così. Il Papa poi ha lasciato il congresso per andare dai suoi poveri. Anche questo è stato un gesto, secondo me, incredibile. Bellissimo. Lì dove erano i grandi amministratori, i grandi legislatori degli Stati Uniti, della potenza più grande del mondo, tenendo presente che parlava a persone che possono risolvere i problemi, perché molti problemi del mondo non si possono risolvere se non interviene l'America, e quindi se non interviene questo congresso da cui dipendono le decisioni, perché anche il presidente in qualche modo dipende dal congresso, e subito dopo è andato dai poveri e lì ha detto chiaramente che è inconcepibile che in un'America ricca non ci sia una casa per i poveri. È incredibile. Torneremo su questo tema, ma intanto spostiamoci in Europa, perché due dei telegiornali siamo riusciti a seguire, spagnoli ed inglesi, vediamo come hanno titolato questa mattina. Per il pellegrinaggio annuale oltre 700 morti nella città santa della Mecca. È una delle immagini di oggi girata a Barcellona e descrive la divisione che si vive a tre giorni dalla sfida autonomista catalana. Nel giorno della festa della Mercede, gli indipendentisti di sinistra hanno esposto sul balcone del municipio l'Estelada, la bandiera della Catalogna. I popolari hanno risposto con una bandiera spagnola. Ecco, questi due titoli, soprattutto uno sul quale sono tornati anche i nostri telegiornali, di questa strage alla Mecca, non è la prima volta che accade, padre Ciro? Sì, è una vera strage, una tragedia, perché i numeri, che poi pare che non siano ancora definitivi, si parla di 700 e più morti, di 800 e più feriti, e poi viene dopo tre giorni che era caduta quella gru, esatto, che aveva fatto un centinaio di morti. Quindi, insomma, davvero è una tragedia, e ovviamente siamo vicini a queste persone, perché, insomma, la morte è morte, la sofferenza è sofferenza, e quindi siamo in qualche modo la nostra... Posso chiederle, perché insomma noi siamo davvero in... preparativi, perché è vero, lì alla Mecca c'è un pellegrinaggio, ma presto ci sarà anche qui a Roma, ci sarà l'apertura di questo anno santo della misericordia che tutti attendiamo. Tutti attendiamo, non ci saranno ovviamente 2 milioni soltanto in un giorno o due giorni, esatto, di persone, però dicono che le cifre siano alte, anche se si tratta di un giubileo per cui non è necessario per avere l'indulgenza di venire a Roma. Perché il Papa ha voluto che in ogni diocesi ci sia una o più chiese o più porte della misericordia, quindi non c'è questa necessità. Ma essendoci a Roma Papa Francesco, io penso che molti penseranno che la misericordia valga di più a Roma, anche se ovviamente non è vero. È quello che accade appunto un po' per tutte le religioni, come abbiamo visto, ci sono tanti musulmani. Allora vediamo il servizio di Massimiliano Cochi, che appunto ci racconta di questo pellegrinaggio alla Mecca, purtroppo conclusosi così tragicamente. Le prime immagini amatoriali, girate con un telefonino, bastano da sole a far capire immediatamente le dimensioni della tragedia. Si vedono decine e decine di corpi a terra, persone rimaste intrappolate e schiacciate dalla folla impaurita. Si sentono i lamenti dei feriti, le urla dei sopravvissuti. E l'Hajj, il pellegrinaggio nei luoghi più sacri dell'Islam, che diventa una mattanza. I
morti sono 717, i feriti quasi 1000. Una strage avvenuta nella valle di Mina, a una decina di chilometri dalla Mecca. Migliaia di fedeli, mentre si riversavano dai campi in cui dormono a Jamarat, il luogo dove si compie il rito della simbolica lapidazione di Satana, si sono scontrati con altre migliaia di fedeli che invece stavano lasciando quello stesso luogo. Questa donna egiziana racconta che assieme al marito stava tornando indietro quando i pellegrini hanno cominciato a spingere sempre più forte. Molte persone, ricorda, sono cadute a terra e sono rimaste schiacciate dalla folla. Anche suo marito è morto così. Khalid Al-Fali è il ministro della salute del governo saudita, sostiene che a causare la strage sono stati i pellegrini che non hanno seguito le indicazioni della sicurezza per gli spostamenti. Finora però non c'è una versione ufficiale su quanto avvenuto, ma l'Iran sciita ha subito puntato il dito su presunte falle nella sicurezza del governo sunnita di Riyadh. Il responsabile dell'organizzazione iraniana dell'ACI, Said Hohadi, ha affermato che per ragioni sconosciute è stata chiusa una strada vicino al luogo della cerimonia, dove poi si è verificata la calca mortale. Quest'anno alla Mecca si calcola ci siano quasi 2 milioni di persone. Il pellegrinaggio annuale dell'ACI è il più grande raduno mondiale di fedeli. Per questo il governo saudita ha speso miliardi di dollari per mettere al sicuro il percorso, costruendo tunnel e sopraelevate, aumentando il numero di accessi e di uscite dai luoghi sacri. Gli altoparlanti invitano continuamente a non accalcarsi. Centinaia di telecamere controllano l'afflusso e il deflusso e 100.000 agenti dovrebbero aiutare i fedeli a disperdersi prima che si creino assembramenti pericolosi. Tutto questo oggi. Oggi però non ha funzionato. E con Padre Ciro fuori onda stavamo ricordando quei momenti che sono stati tristi, ma al tempo stesso di grande unione, di grande fede, della malattia del santo Giovanni Paolo II. Sì, sì, io lavoravo in sala stampa già allora, anzi per due notti non siamo nemmeno riusciti a uscire per quanta gente c'era attorno, noi eravamo affasciati proprio dalla gente. Sì, dicono che nel giro di tutto il periodo della malattia, i funerali e il conclave siano passati oltre 2 milioni di persone. Però era una folla calma, tranquilla, che spesso in preghiera, a volte cantava. È un ricordo bellissimo. Sì. Triste per la prima parte, ma bellissimo. Triste sicuramente. Noi abbiamo anche visto, padre, come appunto ci sono dei carismi eccezionali e quello di Papa Francesco naturalmente lo è. Noi vorremmo collegarci con il nostro collega Paolo Fucili, che si trova in questo momento a New York. Paolo, ci sei? Mi sembra sì, ti vedo. Dove sei esattamente, Paolo? Sì, buonasera a te e al nostro ospite Padre Ciro. Io mi trovo dalle parti del Madison Square Garden, che si trova di fronte a me, è una sorta di palazzetto dello sport e non solo, dove il Papa è previsto che domani celebri una messa. Alle mie spalle, vedete, forse intravedete questo mega murales con cui la città di New York accoglie Papa Francesco. Papa Francesco in arrivo parte alle 4 ora locale di qui da Washington, c'è un trasferimento complesso perché dovrà compiere anche un tragitto in elicottero per arrivare qui a Manhattan e venire a San Patrizio a celebrare i Vespri, che sarà il primo appuntamento. New York è una città dalla vita sempre frenetica per motivi di lavoro, di viaggi, di turismo, qualsiasi cosa, strade piene di gente, davvero una vita che sembra avere un'energia inesauribile, e in tutto questo, diciamo così, l'attesa del Papa si mimetizza un po'. Bisogna andare proprio nei luoghi dove il Papa si recherà per vedere i preparativi notevoli, molto laboriosi, in corso. Siamo passati ad esempio sotto il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, grande spiegamento di polizia, giornalisti tantissimi già presenti sul sito delle Nazioni Unite. Sarà quello il discorso più atteso, quello di domani. Il Papa parla ai rappresentanti di tutti i popoli del mondo. Un'altra visita che abbiamo compiuto alla scuola di Harlem. Harlem è un quartiere del nord di Manhattan, non è un quartiere che ha proprio fama di essere tra i migliori di New York, infatti c'è una scuola dove studiano bambini, grazie anche a borse di studio, provenienti da ad esempio famiglie di immigrati, famiglie in qualche modo disagiate, e anche lì
tanta attesa non solo tra i bambini ma anche tra gli abitanti della zona. Riferisco una particolare, un dettaglio: c'è un negozio di una parrucchiera davanti a quella scuola. Abbiamo scoperto, insomma, c'erano tutte signore in quel momento che veramente manifestavano un entusiasmo, quasi una frenesia di vedere il Papa, di trovarselo poi lì di fronte, dove vanno in genere appunto a sistemarsi i capelli, diciamo così, insomma. Questo è un po' il clima di New York. Clara, se hai domande possiamo anche cercare di rispondere. Ti dicevo, a proposito di questo discorso che noi abbiamo seguito qui da Roma, il discorso al Congresso, come è stato accolto dai media statunitensi? Guarda, non ho avuto modo di cercare grandi riscontri fino adesso. Ti posso dire una osservazione da parte così degli utenti, dei media, diciamo così: c'è molta attenzione, si vedono anche televisori accesi, tanti canali stanno dando in diretta tutto quello che il Papa fa. E soprattutto si prepara una copertura mediatica davvero enorme per l'evento di domani, il Papa che parla alle Nazioni Unite. Questa è una sottolineatura da fare, insomma, non a caso sono eventi storici, vengono ricordati, questo è il quarto Papa che parla alle Nazioni Unite, anche i precedenti sono stati insomma episodi che in qualche modo hanno fatto la storia della Chiesa e non solo. Paolo, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro qui da Roma. Buon ritorno. Grazie a voi. Lo saluto anch'io perché è il nostro accreditato. Giustamente. A mio parere è interessante ed è giusto che il Papa abbia parlato al congresso della nazione più importante del mondo, ma è ancora più giusto che parli all'ONU, perché la religione cattolica è una religione cattolica, cioè universale, globale, e quindi quello è il posto giusto in cui il Papa deve parlare, appunto perché può raggiungere un po' tutte le nazioni, un po' tutti i popoli. Cosa pensa che dirà? Onestamente il discorso io ce l'ho, ma non l'ho letto e ovviamente non parlo di questo. Va bene, allora io ci ho provato. Andiamo a vedere qualche altro titolo della nostra serata dell'informazione. Auto tedesche col trucco, lo scandalo adesso si allarga, sarebbe coinvolta anche la BMW, crolla il titolo in borsa, ma ciò che fa più discutere è l'addio del gran capo della Volkswagen. Se ne va lasciando l'azienda in ginocchio, ma si porta a casa 60 milioni di euro, oltre 30 di buona uscita e 29 milioni di pensione. Volkswagen, lo scandalo si allarga a Seat e Skoda, voci su BMW e il titolo crolla. Governo tedesco coinvolte altre case europee, polemiche per la liquidazione di Winterkorn. Lo scandalo Volkswagen si allarga all'Europa, borse di nuovo in calo, giù i titoli automobilistici, Milano perde il 2,3%. Lo scandalo si allarga, quello che riguarda l'azienda automobilistica più famosa della Germania. Padre, il problema adesso saranno anche quello che accadrà alle aziende e ai lavoratori. E Papa Francesco spessissimo parla dell'occupazione, della dignità del lavoro. Sì, che sono sempre i poveri a rimetterci. Certo. Ma mi fa venire in mente anche un'altra cosa, la enciclica del Papa Laudato Si, perché appunto è per la cura della casa comune. E qui a quei livelli altissimi che hanno poi i soldi, insomma, non è che mancano loro, quindi non era necessario fare questo, usare questo trucco, sì. Che però che va a finire per sempre per i poveri o per la gente comune. A danno esatto, della gente. E quindi è un nuovo inquinamento. Sì. Se avessero letto o memorizzato o assimilato l'enciclica del Papa. Sì, sarebbe stata una gran cosa, anche perché noi abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno anche di riuscire a comprendere come le testimonianze poi di persone, possono essere persone comuni come noi, come quella del sacrificio, noi oggi ve lo vogliamo ricordare, il sacrificio di Salvo d'Acquisto. Ebbene, lo ricordiamo in questa breve nota. Se muoio per altri 100, rinasco altre 100 volte. Dio è con me e io non ho paura. L'Italia ricorda Salvo d'Acquisto, giovane sottufficiale napoletano di stanza a Palidoro, a pochi chilometri da Roma, che si sacrificò il 23 settembre 1943 per salvare dalla rappresaglia tedesca 22 ostaggi.
erano stati rastrellati tra gli abitanti del paese, accusati ingiustamente di attentato all'esercito di Hitler per una bomba scoppiata accidentalmente nella caserma della Guardia di Finanza, dove i nazisti erano acquartierati. Quando comprese che i tedeschi non avrebbero rilasciato gli ostaggi, da questo si autoaccusò dell'esplosione e fu per questo malmenato e poi fucilato, mentre gridava «Viva l'Italia!». Il suo comportamento colpì le SS, il vostro brigadiere, dissero, è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte. Servo di Dio, medaglia d'oro al valor militare, è sepolto nella Basilica di Santa Chiara di Napoli. Ecco, Salvo D'Acquisto ci ricorda l'orrore della guerra contro la quale spesso Papa Francesco ha usato termini come follia, pazzia. Io stesso l'ho ascoltato durante un'omelia dire proprio questo ai familiari dei caduti nelle missioni di pace. Esatto, l'ha detto anche nel discorso al congresso quando ha parlato che debbono essere operatori di pace. Ma questo mi fa venire in mente però un'altra cosa. Questa notizia del grande discorso del Papa ha fatto passare come seconda aria un'altra notizia che oggi, a mio parere, è importantissima e che ha il Papa come protagonista. La pace, almeno i primi accordi preliminari della pace tra la FARC, il movimento rivoluzionario e guerrigliero, perché ha fatto la guerriglia, 51 anni di guerriglia, parlano di 280.000 morti, e il governo della Colombia. Il Papa, se ricordate, domenica scorsa nell'Angelus aveva invitato a fare la pace. Il giorno dopo, appena partito dal Cuba, questa pace è scoppiata. O comunque, il primo accordo preliminare è stato firmato e questo inizia il processo di pace, che ovviamente avrà un cammino abbastanza lungo. Però, vede, anche in questo caso, come nel caso della pace tra Cuba, o meglio, l'accordo tra Cuba e gli Stati Uniti, in cui il Papa ha detto nella intervista quando ritornava dall'Oriente, ha detto ma io ho fatto ben poco perché ho mandato solo due lettere, in realtà è stato lui quello, il catalizzatore, perché erano dal 2010 che si incontravano, ma non riuscivano mai ad arrivare al dunque. E alla fine hanno capito che ci voleva qualcuno che desse la spinta, e la spinta è stato il Papa. Lui ha detto ho fatto poco, in realtà ha fatto molto. E anche in questo caso della pace, o questo accordo diciamo tra FARC e governo di Colombia, è il Papa che è stato protagonista. Questa mattina io ero in ufficio, mi chiama un giornalista della Colombia, che è poi il corrispondente della radio, dice posso incontrarti, e sali su e lo incontro. Me lo vedo tutto vestito bene, col vestito, con la cravatta. Dice come mai tutta questa eleganza? Dice ma no, ma questa è una cosa grandissima, questa pace per noi è grandissima. E lui mi ha snocciolato tutti i dati, i morti, da quanti anni c'è questa guerriglia. Quindi per lui dice, e questo è il Papa. Poi ha aggiunto, il prossimo anno il Papa avrà il premio Nobel per la pace, perché non c'è nessun altro. Ha fatto la pace, o comunque il disgelo tra Cuba e Stati Uniti. Adesso è riuscito a portare avanti questo accordo, gli daranno il premio Nobel per la pace. Non so se sarà vero. Noi lo speriamo, però lui mi ha detto così. Allora, per i nostri telespettatori abbiamo preparato anche un altro giro titoli, andiamo a vedere qualche notizia in più. E vi racconteremo la storia coraggiosa di Isabella Conti, sindaco PD di San Lazzaro, alle porte di Bologna. Ha fermato una speculazione edilizia del valore di 300 milioni di euro ed è stata minacciata dai dirigenti del suo partito e della Lega Coop. L'inchiesta scuote l'Emilia. Mentre non si fermano le critiche al decreto che taglia le prescrizioni di oltre 200 esami medici, polemica Lorenzin Regioni, il ministro risparmiare per reinvestire. I profughi provenienti dalla Siria potrebbero a breve raggiungere la Turchia. L'Ungheria alza un altro muro al confine con la Slovenia. Nuova minaccia dell'ISIS e il bersaglio ora sono i soldati russi in Siria. Una goccia nel mare, così Angela Merkel, parlando al Bundestag, definisce il risultato del vertice europeo straordinario, ma si fa per dire, sull'emergenza migranti, che in buona sostanza prevede al momento soltanto
la fissazione a novembre del via all'operazione Hotspot. La cancelliera parla persino dell'eventualità di scendere a patti con Bashar Assad per salvare il salvabile in Siria. Il ministro tedesco dice che Volkswagen ha manipolato i test sulle emissioni anche in Europa. I titoli delle case automobilistiche trascinano giù le borse. Diciamo che in questo mix c'era un po' tutti i titoli, abbiamo cercato di riassumere la serata dell'informazione italiana, però noi vogliamo anche ritornare su quelle che sono le notizie che riguardano un po' tutte le famiglie italiane. E alle famiglie Papa Francesco ha rivolto... Sì, è proprio la parte finale del discorso, e ha detto, appunto dicendo che si sarebbe recato a Filadelfia appunto per questo, e ha detto nelle famiglie, dice che se la famiglia non viene curata, non viene sostenuta, è un fallimento totale, perché è la cellula fondamentale della società ed è la cellula fondamentale della Chiesa. Però c'era un altro ragionamento che lui ha fatto, dice: nella famiglia dobbiamo avere un'attenzione particolare ai giovani, perché questa generazione di giovani rischia di non farsi una famiglia. Dice che c'è come una cultura che impedisce ai giovani di farsi una famiglia perché non hanno il lavoro, perché hanno tante altre difficoltà e quindi viene rinviato, e oppure perché vengono offerte ai giovani come possibilità giuste delle forme di famiglia che non sono della famiglia. Lo dice in un modo molto corretto, molto pulito, però in un modo molto forte, proprio nella parte finale del discorso. L'altro, lì abbiamo parlato e visto degli emigranti, il Papa si è presentato dicendo come un emigrante e ha detto che non dobbiamo ripetere gli errori del passato. È vero che sono molti, è vero che sono diversi, è vero che è difficile, però hanno anche molto da offrire, e quindi non dobbiamo voltare le spalle ai migranti, e quindi ha invitato gli Stati Uniti ad aprire le porte, perché anche loro hanno costruito un muro. Abbiamo visto quell'immagine bellissima di quella bambina, Sofia, figlia di immigrati clandestini, che è riuscita a consegnare una lettera al Papa proprio per chiedere, insomma, di intercedere presso il Presidente Obama perché riescano a rimanere in questo paese. Padre Ciro, io la ringrazio per essere stato qui con noi in questa serata. Naturalmente la aspettiamo ancora nei nostri studi. Per i nostri telespettatori li lasciamo con una storia che arriva dall'India, è una storia tutta da seguire, è una bella storia. Buona serata a tutti, ci vediamo domani. Sera. Grazie padre. Aveva studiato in India come chef e lavorava per ristoranti di hotel a 5 stelle. Ora cucina per i poveri della sua città. Anziani senza tetto, malati mentali, sono ora i suoi clienti. Narayanan Krishnan era un cuoco stellato che doveva trasferirsi in Svizzera, ma tornando nella casa dei genitori per salutarli, l'incontro con un vecchio tanto affamato da mangiare i suoi rifiuti lo ha cambiato. Oggi Krishnan coordina un team che inizia a lavorare alle 4 del mattino e dà da mangiare a 400 clochard ogni giorno. Li aiuta in ogni modo a fare un bagno, a tagliare i capelli, perché sentendosi curati ed amati possano avere ancora speranza nella vita. Nutrirli è solo un aspetto, dice, l'altro è l'amore. Il cibo è nutrimento per il fisico, l'amore è l'attenzione per lo spirito. La sua è una famiglia ortodossa di bramini, la casta che non si mescola con l'intoccabili, ma Krishnan pensa che tutti siamo uguali. I costi della sua attività di volontariato sono coperti in parte dalle donazioni che riceve. Al resto pensa direttamente, grazie all'affitto di una casa avuta in eredità dal nonno. Qual è lo scopo ultimo nella vita? È dare. Krishnan suggerisce, comincia a donare, prova la gioia del donare.